Ottime prestazioni, abbinate a un design da notebook gaming, ma non troppo sfarzoso e buona qualità costruttiva. Ecco il notebook di Acer, il Predator Triton 500, che unisce le prestazioni dell'ormai ben noto processore Intel Core i7 8750H con quelle della nuova GPU GeForce RTX 2080 con design Max-Q, 32 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 1 TB su SSD. Il nuovo Predator Triton 500 ha un'estetica che punta a essere indirizzata ai gamer, ma senza eccedere per quanto riguarda le linee. Troviamo spigoli e linee nette, ma anche qualche vezzo estetico come la retroilluminazione del logo sul coperchio. Pur essendo un modello a basso spessore, non è comunque un notebook che possiamo definire leggero, infatti il suo peso è di circa 2 kg. Lo schermo sfrutta un pannello IPS con diagonale da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD, frequenza di refresh di 144 Hz, con un tempo di risposta di 3 millisecondi e con supporto alla tecnologia G-Sync. Buono è il livello di contrasto misurato nei nostri test, mentre c'è da segnalare che abbiamo riscontrato una dominanza delle tonalità fredde e quindi con un aspetto non bilanciato nella riproduzione dei colori. Per un notebook gaming, rispetto per esempio a un notebook per le elaborazioni video o di immagini, la fedeltà cromatica può anche passare in secondo piano rispetto alle prestazioni legate all'intrattenimento videoludico. Sia tastiera che trackpad sono di buona qualità. La prima non è di tipo meccanico, ma offre una digitazione abbastanza silenziosa, con una corsa di tasti che consente di trovarsi subito a proprio agio, sia per quanto riguarda la parte di gioco, sia per la produttività. Segnaliamo anche che la tastiera è retroilluminata con uno schema che prevede tre zone che possono assumere una colorazione differenziata. Ci sono poi due tasti dedicati, uno chiamato Turbo che lancia un profilo overclock per spingere al massimo le prestazioni senza dover lanciare applicazioni, l'altro invece lancia l'applicazione Predator che permette di regolare rumorosità delle ventole, prestazioni e retroilluminazione. Le porte presenti nel Predator Triton 500 comprendono HDMI, DisplayPort, 4 porte USB 3.1 con supporto Thunderbolt e una porta Ethernet. Per quest'ultima è presente la tecnologia Killer, che dovrebbe permettere di ottenere migliori prestazioni quando si gioca online, sia per la parte cablata che per la parte wireless. Come detto in apertura, il notebook utilizza un processore Core i7 di Intel e più precisamente il modello 8750H. Ma la vera protagonista è la GPU, GeForce RTX 2080 con design Max-Q. Quest'ultima è stata pensata per notebook a basso spessore e quindi, pur utilizzando un'architettura che mantiene inalterato il numero di CUDA core, le frequenze sono state riviste al ribasso, permettendo così di ridurre il calore prodotto. Le prestazioni complessive sono sicuramente buone e in linea con quelle delle altre soluzioni con caratteristiche simili. Grazie al pannello del display, che è solamente Full HD, si può aumentare la qualità dell'immagine all'interno dei giochi. La batteria integrata è da 5400 mAh. Ovviamente da un notebook di questo tipo non ci si aspetta un'autonomia elevata e infatti i nostri test hanno evidenziato come anche solo navigando in internet si raggiungano solamente le 2 ore e mezza. Difficilmente rappresenterà comunque un problema per l'utente tipo di questo prodotto in quanto sarà quasi sempre collegato alla rete elettrica, soprattutto durante le sessioni di gioco. Una delle problematiche riscontrate durante le sessioni di gioco e più in generale lo stress del sistema è il surriscaldamento della zona tastiera. In particolare i tasti superiori e più laterali diventano particolarmente caldi anche spingendo al massimo il sistema di dissipazione. Le ventole poi, quando utilizzate a pieno regime, diventano rumorose e quindi bisognerà alzare ulteriormente il volume delle casse integrate o utilizzare le cuffie. Questo è un difetto comune a questo genere di soluzioni e quindi non ci sorprende che anche il Triton 500 ne soffra. Da sottolineare però che il sistema, pur scaldando, non ha mai avuto cedimenti durante le lunghe sessioni di gioco e non abbiamo mai avuto cali prestazionali. Sempre dal punto di vista prestazionale, la parte di storage basata su un doppio SSD con capacità complessiva di 1 TB è risultato molto veloce nei test effettuati, così come nell'utilizzo reale del notebook, riducendo notevolmente i tempi di caricamento dei giochi. Complessivamente il Triton 500 è un prodotto che ci ha convinto sotto il punto di vista prestazionale, così come della qualità costruttiva, anche se un display con toni più caldi avrebbe potuto migliorare ulteriormente il nostro giudizio. Con un prezzo di circa 3.300 euro si tratta di un investimento oneroso, ma grazie alle caratteristiche hardware dovrebbe riuscire a ripagare i soldi spesi sul lungo periodo.